Un benvenuto a tutti e grazie per la partecipazione. Anche questo talk organizzato da IC Partners vuole essere uno strumento utile di supporto a chi intende avviare o sviluppare un'attività all'estero. IC Partners è la più grande piattaforma di entry strategy di supporto agli investimenti diretti esteri delle imprese italiane. Le nostre 27 sedi dirette nei principali mercati globali e le 28 partnership ci permettono di raggiungere 44 paesi offline e 190 online. Il nostro vantaggio competitivo è quello appunto di operare direttamente dai mercati esteri offrendo servizi professionali, quali per esempio fiscali, amministrativi, legali e di temporary export management. Da 25 anni siamo sensibili ed attenti alle dinamiche aziendali e in questo periodo vogliamo dare segni concreti di sostegno al tessuto imprenditoriale. Tra le varie iniziative messe in campo nasce Export Talks, un ciclo di seminari gratuiti dove, molto smart, dove ogni settimana affrontiamo tematiche sui paesi esteri e strumenti messi a disposizione dal Sistema Italia per aiutare le imprese nella ripartenza. Oggi parliamo degli incentivi messi in campo da Simest per aiutare le imprese a crescere nei mercati esteri. Il talk durerà circa 30 minuti. Nel frattempo, chi è interessato può scrivere in chat le domande e negli ultimi 5 minuti cercheremo di rispondere a tutti. In chat potete anche prenotare il B2B successivo con i nostri esperti, lasciate la vostra mail e sarete ricontattati per fissare la call oppure potete usare il link che vedete qui alle mie spalle. Ma entriamo nel vivo e vi presento il nostro ospite di oggi. Carlo De Simone, Senior Expert Servizio External Relation di Simest S.p.A. Grazie Carlo per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito. E grazie soprattutto perché siamo tra i primi un po' a raccontare le novità che investono i vostri strumenti, ne siamo molto onorati. Partirei un attimo dal contesto. Il 24 febbraio si è interrotta un po' la ciclicità a cui le nostre imprese erano abituate. Questo è un paese che negli ultimi 15-20 anni ha sofferto di una crisi importante del mercato interno e ha messo tutte le imprese, quindi non solo le grandi ma anche le piccole e medie, di fronte ad una scelta obbligata, quindi quella di internazionalizzarsi e di guardare chiaramente oltre confine per coglierne le opportunità. Però il 24 febbraio questa rotta si è spezzata e oggi il paese e le imprese stanno pagando un prezzo davvero molto alto per questa battuta d'arresto dovuta alla pandemia, che senz'altro ha colpito fortemente il settore dell'export. Siamo quindi davanti ad una nuova fase che ha in qualche modo accelerato da una parte l'innovazione dei processi, ma anche i metodi di supporto all'internazionalizzazione. In questo nuovo scenario, il ministro Di Maio, l'8 giugno, ha lanciato il patto per l'export, una serie di misure che investono, tra le altre, anche l'operatività di Simest. Ecco, Carlo, come può Simest aiutare le piccole e medie imprese in questo straordinario periodo e quali sono gli strumenti e le novità che vi riguardano? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e nuovi ringraziamenti per l'invito. In questa fase sicuramente ci troviamo in una fase di ripresa, che non è una fase, diciamo, semplice, però quello che sicuramente oggi possiamo mettere a disposizione è qualcosa di completamente rinnovato nell'ambito dello scenario per l'internazionalizzazione, cioè nell'ambito dei vari strumenti che Simest gestisce come finanza agevolata soprattutto, nell'arco dei vari DPCM che si sono intervallati in questo periodo, sono subentrate già alcune delle novità previste all'interno dei vari decreti. Due novità sono già entrate in vigore. La prima è quella dell'esenzione della garanzia su tutti i finanziamenti che Simest gestisce come finanza agevolata. E dall'altro lato, oltre a questa tipologia di esenzione, c'è anche diciamo, un finanziamento a fondo perduto che va in cofinanziamento fino a un massimo del 40%, con un cap ad oggi a 100.000 euro. In quanto tutti i finanziamenti agevolati che Simest gestisce vanno in de minimis, quindi è normale, va da sé che in questa prima fase, non essendoci ancora l'estensione al Temporary Framework Agreement previsto dalla Commissione europea e quindi non potendo elevare tale limite agli 800.000 euro previsti, va da sé che in questa fase il cap è a 100.000. Quindi il cap a 100.000 con un massimale a 40%
su tutti i finanziamenti agevolati, ad esclusione dell'inserimento sui mercati esteri, che invece ha un cap al 20%. Ricordiamo che i vari strumenti sono sempre normalmente collegati a dei progetti di sviluppo che l'azienda effettua, quindi parliamo di una partecipazione a una fiera piuttosto che uno studio di fattibilità o la presenza stabile in un mercato estero che oggi è solo e esclusivamente in un ambito non comunitario, quindi tutti questi finanziamenti ad oggi vengono ancora applicati in un ambito non comunitario. Quello che sicuramente in questa fase è tornato molto utile è questa attivazione del fondo perduto che ha consentito alle imprese di poter avere una percentuale abbastanza cospicua del finanziamento da non dover restituire, e che è vero che va a intaccare la propria disponibilità di de minimis in toto, però sicuramente queste misure serviranno alle aziende per andare a diciamo utilizzare eventuale finanza che non va a intaccare la propria disponibilità nei confronti del sistema bancario o comunque sia i propri castelli. Okay. Ci puoi anche ricordare quali sono gli strumenti, così a vantaggio un po' di tutti, che mettete in campo? Allora, oltre più o meno a quelli che ho già accennato, ce ne sono altri che in particolare possono essere di aiuto alle aziende. Alcuni sono, non, uno in particolare non essendo collegato a un, diciamo, un progetto di investimento sottostante, può essere utile per le aziende che sono già internazionalizzate. Si chiama il finanziamento per la patrimonializzazione. In questo caso è una immissione di liquidità all'interno dell'azienda che in un periodo del genere può essere e può tornare di notevole aiuto, non essendo collegato a un progetto di investimento. Il finanziamento richiede solo e esclusivamente diciamo, due requisiti da parte dell'azienda da dover soddisfare. Il primo, che nella media degli ultimi 3 anni ci sia un fatturato export del 35%. Il secondo invece è dato da un rapporto di patrimonializzazione che non è altro che il rapporto tra il patrimonio netto, il totale del patrimonio netto, il totale delle mobilizzazioni, che nel caso di aziende manifatturiere deve essere fra 0,65 e 1,60, nel caso di aziende commerciali e di servizi fra 1 e 2,60. Considerate che questo è un finanziamento molto, ma molto utile, e che ad oggi viene ancora maggiormente richiesto per il semplice motivo che, non essendo collegato a un progetto sottostante, non richiede nessun tipo di rendicontazione e consente di avere una liquidità immediata pari al 100%. Altri due strumenti che per di più sono nati di recente sono quelli dello sviluppo dell'e-commerce, che in una fase come quella che stiamo attraversando è, diciamo, sotto un po' l'attenzione di tutte quante le aziende che hanno deciso di effettuare uno sviluppo in tal senso, soprattutto per poter beneficiare di un meccanismo che consente di poter essere presente in più mercati e soprattutto con un limitato impatto di investimento da parte della. È normale che uno sviluppo dell'e-commerce, sia esso fatto con una propria piattaforma o attraverso l'accordo con un marketplace, che ricordiamo in questa fase deve essere con una registrazione di dominio di primo livello in paesi non comunitari, quindi sia l'eventuale piattaforma che l'eventuale marketplace dovranno essere, diciamo, con un dominio di primo livello del mercato non comunitario. Questo aspetto è molto utile per le aziende perché consente di fare un investimento a medio-lungo termine, ma soprattutto di poter sfruttare quelle che sono le potenzialità di un commercio elettronico che si sta diffondendo sempre di più e soprattutto in mercati lontani. Io cito sempre in questo caso un esempio che è abbastanza lampante. In Australia, che è un mercato decisamente lontano e non per tutti, oltre il 70% delle transazioni commerciali viene effettuato online, quindi con transazioni commerciali.
Questo deriva anche dal fatto che la popolazione australiana per quasi il 40% è, popolata da persone che hanno una media di anni al di sotto dei 35. Capite bene che è una potenzialità di un mercato giovane, quindi abbastanza smart, abituato a ragionare in termini di e-commerce piuttosto che di piattaforme elettroniche. E quindi questo consente per esempio alle aziende di poter eventualmente approcciare un mercato così lontano, ma allo stesso tempo poter beneficiare di alcune potenzialità non indifferenti. L'ulteriore strumento introdotto da poco che può essere e può tornare utile per le aziende è quello del Temporary Export Manager. In questo caso il finanziamento è rivolto nei confronti dell'azienda italiana che sottoscrive un accordo con un'azienda di servizi che ha all'interno del proprio oggetto sociale la consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese e a quel punto ci sarà un professionista che verrà ad affiancare l'azienda per andare a sondare i mercati esteri con un massimo di 3 paesi, ma soprattutto non soltanto andare a conoscere quegli eventuali paesi. Il Temporary Export Manager non è altro che un professionista che mette a disposizione le proprie capacità per approcciare al meglio quel mercato e intravedere quali possono essere gli eventuali interlocutori con cui stringere eventuali accordi, oppure capire dove andarsi a collocare con un'eventuale stabile struttura. Quindi il professionista affiancherà l'azienda per andare a cercare di sviluppare al meglio la commercializzazione dei prodotti o dei servizi dell'azienda in determinati mercati. Questo ci interessa moltissimo perché chiaramente come IC Partners noi siamo accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi siamo TEM qualificati e quindi questo sicuramente ci interessa. Mi chiedevo su questo, quindi facciamo un esempio, noi le spese che del TEM che possono rientrare sono quelle di sviluppo commerciale, quindi ricerca di agenti distributori all'estero, così come eventualmente tutto ciò che l'azienda probabilmente deve fare per potersi internazionalizzare, per esempio mi vengono in mente le certificazioni per entrare su un nuovo mercato, quelle potrebbero rientrare in questa tipologia di finanziamento o solo le spese relative all'export manager? Allora, facciamo una premessa. Quello che il finanziamento TEM prevede sono innanzitutto che l'accordo con l'azienda di servizi abbia almeno una durata di 6 mesi. Addirittura si può arrivare fino a un massimo di 2 anni. Inoltre, oltre alle giornate uomo del professionista che viene incaricato, di affiancare l'azienda, vengono e possono essere finanziate tutte quelle spese necessarie per avviare una prima fase non solo di sondaggio, ma anche di avvio di commercializzazione. Quindi possono rientrare un'analisi di mercato approfondita, uno studio di fattibilità, possono rientrare anche le spese legate, per esempio, all'autorizzazione da ricevere per commercializzare i miei prodotti e servizi in quel determinato mercato, oppure gli eventuali brevetti che dovrò registrare per poter commercializzare i prodotti. Quindi ci sono tutte quelle spese cosiddette ancillari che fanno parte comunque sia del finanziamento e che possono essere riconducibili al finanziamento stesso. Questo succede sia per quanto riguarda il TEM, ma anche per esempio ritornando all'esempio dell'e-commerce. Nel caso dell'e-commerce non è solo e esclusivamente le spese legate alla creazione della piattaforma o alla fee annuale da riconoscere al marketplace, ma ci sono anche le spese per esempio legate al web marketing piuttosto che all'indicizzazione del mio prodotto all'interno o del marketplace o all'interno dei motori di ricerca, più l'eventuale formazione del personale che dovrà poi gestire la fase del commercio online. Sono tutti aspetti che incidono in maniera anche abbastanza importante nell'ambito di un progetto di sviluppo in tal senso. Quindi il discorso è vero che parliamo di finanziamenti legati a progetti specifici, ma andiamo poi a verificare effettivamente
quali sono le spese che possono rientrare nell'ambito del finanziamento, anche se non direttamente riconducibili al progetto stesso. Ottimo, ottimo, questo è davvero interessante. Ti chiederei di approfondire anche un altro che ci interessa moltissimo, ma che sicuramente interessa le aziende che devono entrare nei mercati esteri, che è quello dell'inserimento proprio sui mercati esteri, un po' anche quali sono le spese ammissibili, qual è il tempo, diciamo, massimo di realizzazione del progetto e insomma come possiamo eventualmente utilizzare questo strumento nei progetti, per esempio per aprire un magazzino, un punto vendita o nei paesi in questo momento extraeuropei, mi sembra di capire. Poi si allargherà l'Europa, giusto? Allora, quella me l'ho lasciata come chicca finale, diciamo, le ulteriori novità. Però, visto che ne abbiamo parlato, diciamo che come premessa siamo in attesa, oltre alle misure che sono già entrate in vigore, di altre misure che ci consentiranno di poter prevedere l'eventuale utilizzo di questi finanziamenti anche in ambito comunitario. È un qualcosa che era previsto nell'ambito del decreto crescita del 2019, quindi siamo in attesa dell'ultimo passaggio con il decreto attuativo, perché c'è bisogno della firma di 3 ministri diversi per l'attuazione di questa misura, e al tempo stesso, collegato all'estensione in ambito UE, ci sono anche alcune novità che riguarderanno quasi tutti i finanziamenti che SIMES gestisce. Questo significa che, per esempio, nel caso dell'inserimento sui mercati esteri, fino ad oggi noi potevamo finanziare l'apertura di stabili strutture intese come showroom piuttosto che un negozio, piuttosto che l'eventuale ufficio di rappresentanza. Non appena entreranno in vigore queste novità, per esempio, si potrà finanziare anche il magazzino, che era una delle voci che normalmente ci veniva richiesta da parte delle aziende. E considerate che quando parliamo di finanziamento di inserimento sui mercati esteri per una stabile struttura, parliamo dei costi vivi di gestione della struttura dei primi 2 anni di insediamento. Quindi significa affitto dei locali, le spese per l'allestimento dei locali, così come le spese di utenza, quindi acqua, luce, gas, qualunque tipo di utenza necessaria per diciamo, l'utilizzo della struttura, tutte quelle spese rientrano. Più, oltre queste tipologie di spesa, ci sono le spese per il personale che viene assunto in loco in via definitiva per la realizzazione del progetto, oltre alle varie consulenze che possono essere di natura legale, fiscale o di altra diciamo, natura, più tutte le spese promozionali, quindi eventuali fiere oppure eventuali eventi che decido di diciamo, effettuare per far conoscere al meglio la mia eventuale attività. Quindi sono tutte quelle spese che nei primi 2 anni vengono ad essere sostenute dalla diciamo, realtà locale, ma che fondamentalmente vengono riconosciute in termini di finanziamento alla realtà italiana. Quindi non sarà l'azienda, diciamo, non sarà la legal entity locale che io avrò costituito che si appesantirà dal punto di vista economico-finanziario dell'eventuale finanziamento rilasciato da SIMES, ma sarà l'azienda italiana che sarà un po' il garante nei confronti della realtà. C'è da dire un ulteriore aspetto: non è necessario costituire una legal entity locale. Il progetto di sviluppo, inteso come inserimento sui mercati esteri, può essere anche realizzato in gestione diretta dall'Italia, ma in alcuni paesi questo non è più concesso perché è necessaria la registrazione di una realtà locale, quindi una legal entity. Diverso invece è il discorso se l'azienda stringe un accordo formale con il distributore locale di turno. In quel caso, laddove la formalizzazione dell'accordo prevede il riconoscimento dei costi di struttura che il distributore sostiene per commercializzare i miei prodotti, in quel caso, per i 2 anni, diciamo, a venire, se io faccio un accordo in tal senso, quell'eventuale accordo può essere anche finanziato attraverso il finanziamento per l'inserimento sui mercati esteri.
Questo è solo un esempio di come eventuali anche piccole e medie realtà possono avvantaggiarsi di questi strumenti in relazione al proprio volume d'affari, perché parliamo di finanziamenti che in questo caso possono addirittura arrivare a 2 milioni e mezzo di euro, mai più però del 25% della media degli ultimi 2 anni di fatturato. Questo sta a significare che non è necessario fare dei mega programmi, ma io posso essere anche una piccola e media realtà che però ha bisogno di eventualmente stringere un accordo formale con un distributore locale e in relazione al mio volume d'affari eventualmente farò la richiesta di finanziamento in tal senso. Molto interessante. Queste per realtà, diciamo, ex novo di sicuro da aprire nei mercati esteri, ma vale anche per situazioni di ampliamento? Assolutamente sì. Nel caso in cui l'azienda sia già presente in quel determinato mercato, eventualmente l'azienda per esempio ha la necessità di chiudere la struttura che già esiste per aprirne un'altra più grande oppure in una posizione diversa perché casomai è più interessante. In quel caso per noi è come se fosse una nuova iniziativa. Diverso è il caso invece in cui sono già presente, rimangono nella stessa struttura, ma ho la necessità di ampliare il numero di persone all'interno. In quel caso, per il delta, quindi per la parte incrementale, potrà essere rilasciato il finanziamento nei confronti dell'azienda che sta effettuando una sorta di potenziamento dell'attività che già è in essere. Ok, bene, interessantissimo. Quindi diciamo un po' per ricapitolare, abbiamo qui tutte le possibili alternative per entrare sui mercati esteri finanziate al 100%, di cui la maggior parte dei vostri prodotti, quindi tema, export, e-commerce, studi di fattibilità, fiere e patrimonializzazione con un diciamo una copartecipazione del 40% a fondo perduto, giusto? E soltanto per l'inserimento nel mercato il 20%. Il 20% perché ad oggi, essendo la misura che ha un importo di finanziamento un po' più elevato, va da sé che abbiamo dovuto ridurre la percentuale. Quello che però diciamo stiamo facendo come passaggio è la notifica in sede di Commissione Europea per far sì che la parte a fondo perduto possa rientrare all'interno del Temporary Framework Agreement che la Commissione ha messo in atto per il coronavirus. E quindi a quel punto eventualmente il plafond potrebbe essere aumentato a 800.000 euro e non più con un cap a 100.000 e l'eventuale percentuale potrebbe essere anche innalzata al 50% così come previsto all'interno del DPCM. Ok, si conoscono per caso le tempistiche o non ce le abbiamo ancora? Diciamo che ci auguriamo che entro l'estate possiamo diciamo annunciare queste novità. Laddove non sia entro l'estate probabilmente sarà subito dopo, ma comunque diciamo che male che vada entro l'anno sicuramente queste misure saranno, però diciamo siamo abbastanza ottimisti, anzi oggi mi sento abbastanza ottimista e direi che entro l'estate probabilmente dovremmo avere questa emissione di queste nuove e ulteriori misure. Ottimo. Quello che diciamo lascio come messaggio è di rimanere sintonizzati, nel senso cioè il nostro sito dove tutte queste novità poi di volta in volta vengono diciamo inserite e soprattutto c'è da dire un aspetto che per esempio fino ad ora non avevo ancora toccato: tutti i nostri finanziamenti sono disponibili online, quindi c'è un portale dei finanziamenti dove l'azienda si registra e non deve necessariamente più inviare carta o altro, sono delle schermate da compilare dove praticamente l'azienda diciamo fa la richiesta di finanziamento direttamente senza più dover prevedere invii di carte o altro. Avviene tutto a livello tecnologico attraverso il portale e poi eventualmente ulteriori scambi di.
Perfetto, grazie Carlo. Insomma, la tua è sempre una preziosa testimonianza ed esperienza. Insomma, grazie per averci portato queste informazioni. No, quello che mi fa spavento ora sono i numeri che vedo in rosso là sotto fra quei Neni e Sì, Chat adesso che... esatto. Li sintetizziamo perché ci restano veramente Sì, no, molti assolutamente. e quindi intanto mi scuso in anticipo se non riusciremo a leggerle tutte. Cerco adesso di sintetizzare. In ogni caso, chi non riceverà una risposta può, li ricontatteremo perché comunque li vediamo qui online. E in ogni caso, possono anche lasciarci la mail in chat, sarete ricontattati. Altrimenti, vi potete prenotare il B2B che leggete qui dietro alle mie spalle perché Carlo De Simone è sicuramente disponibile anche nei prossimi giorni per un B2B, come dire, personale con ognuno di voi che ha partecipato e che può essere interessato ad avere un progetto all'estero. Allora, sintetizziamo queste domande che sono arrivate. Allora, intanto parliamo un po' di tempi di istruttoria. Quali sono i tempi di istruttoria? Allora, i tempi di istruttoria, considerando che non ci sono più le garanzie da rilasciare e il fondo perduto, praticamente da quando l'azienda fa la richiesta di finanziamento, massimo 30-45 giorni per la prima delibera, dopodiché il contratto di finanziamento avviene tramite scambio di documenti, diciamo che in un arco temporale di 45-60 giorni l'azienda si potrebbe già trovare di fronte a una delibera, un contratto di finanziamento già firmato e l'eventuale anche erogazione successiva. Perfetto. Le modalità di erogazione? Le modalità di erogazione, allora, differiscono solo e esclusivamente in un caso. Nella maggior parte dei casi è il primo 50% subito dopo la stipula del contratto di finanziamento e l'ulteriore 50% alla fine del periodo di preammortamento, che nella maggior parte dei casi è di 1-2 anni, mai più di 2 anni, a seconda dei vari finanziamenti, e l'ulteriore 50% a rendicontazione avvenuta alla fine del periodo di preammortamento. L'unico caso in cui il finanziamento viene erogato al 100% sin da subito è quello della patrimonializzazione, perché in quel caso è liquidità che viene, diciamo, finanziata immediatamente all'azienda da poter poi essere immessa all'interno dell'azienda per eventuali ulteriori investimenti o diciamo utilizzi di altre. Ok, poi i beneficiari del fondo perduto possono essere anche le grandi imprese? I beneficiari del allora, qui dobbiamo fare una distinzione. I beneficiari del fondo perduto sono tutte le imprese, però alcune delle misure che diciamo ad oggi sono in vigore, sono solo e esclusivamente per PMI e quindi parliamo per esempio della partecipazione a fiere e la patrimonializzazione. Tutti gli altri strumenti possono essere diciamo rilasciati nei confronti di qualunque tipologia di azienda. Quindi sotto questo aspetto non c'è problema se si è una piccola, una medio grande o una grande. Ok, poi guarda ancora un paio, se il fondo perduto sarà ricevuto dalle imprese a fine progetto e poi se il limite quando abbiamo parlato del 40, del 20%, un limite massimo, si può chiedere anche qualcosa di meno rispetto al limite massimo. Allora, partiamo dal primo aspetto. L'erogazione del fondo perduto va di pari passo con il nostro finanziamento, quindi è contestuale al finanziamento erogato da Sinest. Faccio un esempio: se nell'ambito del primo 50%, fatto 100 un finanziamento, se nel primo 50%, quindi pari a 50, io avrò 20 a fondo perduto e 30 come finanza agevolata. L'ulteriore 20 avverrà a rendicontazione avvenuta, quindi 20 sempre 30 sarà diciamo la relazione. Diverso invece è il discorso legato all'utilizzo, diciamo, la seconda parte della domanda era legata Al minimo massimo. al minimo massimo. Allora, laddove l'azienda non abbia capienza, per esempio nell'ambito del de minimis, è normale che piuttosto che arrivare alla percentuale massima, richiederà una percentuale minima. Ma laddove però, attenzione, l'azienda abbia dei dubbi nell'ambito del de minimis,
nulla osta a chiedere l'eventuale 40%, poi saremo noi eventualmente a comunicare quale potrà essere la parte che andrà a fondo perduto e quale diciamo, nell'ambito della finanza agevolata, laddove diciamo, il plafond de minimis non consente all'azienda di arrivare al massimo del 40%. Ok, l'ultimissima perché siamo veramente fuori tempo massimo. Allora, i vostri finanziamenti sono chiaramente rivolti ad aziende che operano già e che hanno un minimo di due bilanci, giusto? C'è qualche eccezione nello specifico? Allora, nella maggior parte dei casi l'azienda deve avere almeno due bilanci. L'unico caso in cui l'azienda può averne anche uno solo, ma sempre relativo all'anno solare pieno, è quello della partecipazione a fiere e mostre. Quello è l'unico caso. Anche se non, diciamo, posso anche iniziare ad anticipare che probabilmente qualche riflessione la stiamo facendo al nostro interno. Per eventualmente iniziare a ragionare su finanze agevolate anche per aziende in fase di startup. Però sono i primi ragionamenti che stiamo facendo e ancora diciamo presto per poter dire che a breve avremo misure Va bene, grazie, grazie Carlo, del genere. davvero Grazie a te. esperienza e grazie anche a tutti per aver partecipato. Credo di aver sintetizzato un po' tutte le domande che ho visto qui sulla nostra destra che ci sono pervenute. In ogni caso ricordo intanto per chi fosse interessato che martedì prossimo parleremo di Polonia, giovedì di Stati Uniti. Per prenotarvi e conoscere tutte le date potete visitare questo link info.icpartners.it /exporttalks. Il talk odierno sarà disponibile nei prossimi giorni anche su tutti i nostri canali social e vi ricordo nuovamente che Carlo De Simone, così come anche noi, siamo disponibili per il B2B, quindi tutte le domande che nel frattempo vi vengono anche in mente, anche dopo che vedrete questa registrazione, potete comunque scriverci o al link che vi ho indicato e prenotare poi il successivo B2B. Grazie a tutti per la Grazie partecipazione. ancora Mariella. Alla Grazie a te, Carlo. prossima. Grazie. Ciao.